La pagina penso posso mostrarla, no? Ah, l'abbiamo già commentata, ricordo. Sì, mappe. Ora carica, ora carica. Mappe! Mappe, oh sì. Sembra incredibile. Perfetto. Giochiamo subito, adesso, ora. Ora. Ah, non ho cambiato modalità? No, ok, giusto, giusto. Ecco qua. Primo gioco cringe, ma soprattutto edginess. Oh, sì, quella che ci mancava. Incredibilmente. Le celle dell'incredibilmente labirinto grottesco. Labirinto incredibilmente grottesco. Oh, cellule del labirinto incredibilmente grottesco. Come si legge? Oh no, Michael! Ma una reference! È un disconnect! È connect! Digital Santa, connect! Ma manca disconnect, effettivamente. E quando esci dal gioco? Com'era il disclaimer? No, fammi tutti. C'è un disclaimer strano. C'è un disclaimer strano. Tanto timer. Avvertimento. Se questo gioco in qualche modo risulta in viaggio in un altro mondo, neghiamo ogni coinvolgimento. Come? Eterno 97 non lo conosco, però. Inizializzeremo il tuo circondario. Rispondi a qualche domanda. In alto a destra cos'è? Gioca a tuo rischio. Potresti rimanere intrappolato. È sicuro questo gioco? Per sapere. Michael, non è che finisca in altri mondi. Puoi spegnere la maggior parte delle torce e enfatizzano elementi importanti, ma non sono necessari. Tieni accese! Vuoi tenere speed up mode? Ed è più facile ottenere finali speciali che richiederebbero oltre 20 ore. Come 20? Cosa vuol dire? Fast mode. Vuoi sentire vocal di music? Vocal, proviamo Vocaloid, va bene. E non skippare l'intro. Se cerca l'ospite, stabilisci patto di dominio. È concordato. Al mondo connesso. Non mi prende l'anima, vero Michael? Sicuro. E perché c'eri un personaggino? Non ho capito che è successo. Welcome! Ho anche doppiato! You have the luxury of being my entertainment! Cavolo, è anche doppiato! Non male! Ok, solo il primo dialogo. Però, comunque, puoi chiamarmi come dio della sofferenza. Forse è troppo per un mortale da dire. Ti permetterò di chiamarmi Goss. Ti ho rinato! Rebirthed! Hai capito? Rebirthed! Come mio campione immortale. Non preoccuparti di morire. Ti faccio anche un regalo. Puoi essere controllato da una forza esterna. Divertimi. Puoi scappare o divertirmi se vuoi liberarti. Buona fortuna. Spiegazione? Non serve. Mi basta da guardare. Beh, dovrebbe essere divertente. Ah, per Feel free to kill her as much as you want. te. Uccidila pure quanto vuoi. I made her immortal after La all. resa immortale dopo tutto. Beh, l'introduzione in verità promette molto bene. E anche il portrait è carino. E deve dare il gioco, però. Sento che dovrei leggere il libro. Forse in effetti stona un po' con lo stile del Tyset, ma il disegno è molto carino. Mi piace. C'è i capelli colorati e una sfumatura blu sul fondo dei capelli. Ah, certo. Un attimo allora. Eccolo qui, Michael! C'è qui! Disconnect, ce l'abbiamo! Abilità. Vabbè, interessante. In teoria posso bloccarlo per sempre. Forse. Assassino. Non ho ancora fatto. Non l'ho ancora uccisa, eh! Non l'ho ancora uccisa. Devi censire l'Edginess. Devo da 3-4? Non sembra troppo alta, però è partita col dio del. Come la distruzione della sofferenza. Ok,
La porta si è chiusa? Non si apre. Eh? Dove sono i miei taschini? Cosa accade qui? Cos'è? Un dipinto su... per terra? Nell'aria? Eh? Eh? Perché? Eh? Perché? È un dipinto, dice. Va bene. Ah, le ombre. Le ombre, tutti si divertono con le ombre. Come in. Devo? Devo. Eh? I taschini sono qui di nuovo. Taschini? Sì. Altro libro. Mi farà brividire la pelle. Qualche libro si copia nel tuo inventario. Si copia? Altri libri nell'inventario sono differenti dall'originale. Nel tuo inventario c'è veleno. Bevile e muori. Ovviamente. Non preoccuparti, sei mortale. Forse. Ah, ok, questo mi ripete il libro. Person checker. Perché c'è uno per cambiare versione di gioco? Ok. E impostazioni. Non puoi mettere qui impostazioni, scusa. Veleno. Perché mi fai be... No, ero curioso! Ero curioso! Oh, no! Ero curioso! Carla è morta! Perché? Perché non posso morire? Ok, avevi ragione sul fatto che muori più volte, ma... Perché? Ah, perché devi sbloccare i finali! Ah, qui vedi i finali, no? Qui c'è... Morte 1... Ok, la cosa dei finali è brutta però. Ah, ora c'è anche un altro portrait. No, non è sparito! Non è sparito! Vabbè. E per fare più finali, forse. Cosa hai fatto? Era curiosità! Vedere cosa accade, quando pare ci sono finali completamente a caso, non necessari. C'è anche la gallery per vedere... Per vedere come... In modo hai ucciso, no? Posso passare qui, vero? Ok. Ma i puzzle sono carini. Ma rimani sotto! Non sparisce! Che devo fare qui? Non ho capito. Gotta catch all dead screens. È lì che l'ha bevuta, eh. Io ho semplicemente selezionato una cosa dall'inventario, no? C'è modo per resettare la mappa? Sarà andare nella galleria. Questo cos'è? Altre immagini. Ok, c'è sempre quella però. Vabbè. Non posso guardare questo. Così si resetta, ma non so comunque come fare. Non funziona. Se non sbaglio. Ho fatto così. Non funziona. Cos'è? Resettando la stanza col veleno si bugga tutto. Perché c'è una tizia a destra? Bella domanda, sei inceppata da prima. È rimasta lì da prima per bug. L'unico reset comunque a quanto pare è morire col veleno. Prova ad andare avanti. Ci sto provando, ma è bloccata. A quanto pare usando il veleno la prima volta qui non è prevista, quindi si rovina tutto il puzzle. Ho l'impressione. Non posso fare niente. Gioco con premesse originali, ma non playtestato abbastanza. Sia un peccato, perché il puzzle ha appena cominciato, giustamente, però... La mappa è vuota, a quanto pare sono quelle delle gallerie.
che boh, non è perdonabile, ma è un po' meno grave. I portrait sono anche molto buoni. Mi piacciono molto i portrait. Questo è carino, anche quello della ragazza era carino. Dov'è? No, qui non c'è. Beh, è questo qui. Hanno uno stile in sé. Anche se le mappe stonano un po' con lo stile dei portrait. Peccato, perché se le mappe avessero lo stile dei portrait, un tileset adeguato, sarebbe graficamente molto bello il gioco. Qui invece sembra un altro gioco di TP con immagini custom. Anche le immagini di morte sono carine. È un vero peccato per questo gioco, davvero. Perché ha buone premesse. Purtroppo addirittura mi blocco. Oh no! Ciao Marci! Non serve che partecipi a certe cose, tranquillo Marci. E anche Paul. Oh no! Oh no, tutti puntano a quello. Io stavo scherzando. Magari con qualche skill posso... No, ok. Impostazioni. Tenta di automare il puzzle. Automare la stanza contro come morte e porta la mancanza di fiducia. Lo fai apposta. Sapete, sì, mi si è inceppato il gioco. La scatola vuole muoversi in punti dove non dovrebbe. E non c'è il salto se non può muoversi. Bloccato. E ciao dire che D757 Gaming, benvenuti. Cosa vi porta qui di bello? Stavo giusto facendo un gioco che si è appena inceppato. Ah vabbè, è un classico per i giochi non testati che si inceppino in questi modi. Cosa vi porta qui di bello? Cosa stavate combinando? Tanto comunque il timer è finito, quindi passiamo al prossimo. Anzi, se avete suggerimenti, giochi del PG Maker, dai, Cio. Possiamo farne ancora uno. Eccolo qui, arriva l'audio. È ritardo come sempre. Well, are you English? Ok, allora mi sono... Ah, vengono qui per RPG Maker lo stesso, però, che bello.